ricordo è quello del campo di concentramento, l'ho ricordato pure qui, in cui io ero prigioniero, ferito in combattimento, prigioniero, dovevo morire quasi dissanguato se non arrivavano gli inglesi a farmi prigioniero. Io stamattina ho voluto così accennare anche alla resistenza che ancora c'è nel mondo per tanti popoli che ancora soffrono per la libertà, perché non hanno la libertà, e vorremmo anche che tanti giovani, troppi giovani che forse dimenticano queste date, l'evento purtroppo drammatico che il nostro paese ha vissuto durante l'ultima guerra mondiale, ecco, il fatto che i giovani se ne riappropriano credo che sia fondamentale. Diciamo quanto lavoro è stato compiuto a livello ideale perché da quelle macerie potesse nascere uno Stato democratico che garantisse diritti, ma soprattutto che fosse espressione di grandi valori. Quello che io auspico è che al di là di questo momento di riflessione che noi viviamo nel giorno del 25 aprile ci sia invece una consapevolezza di quanto alti siano questi valori e di quanto grande sia poter essere in uno Stato democratico, in uno Stato libero. Non è un ricordo, in realtà è rinnovare ogni giorno l'impegno a difendere i valori repubblicani, antifascisti, i valori della democrazia. Il ricordo sembra, come dire, lasciare al passato qualcosa, non è solo un fatto emotivo, è ogni volta un impegno civile, politico, istituzionale, in modo particolare in questo momento in cui le istituzioni hanno bisogno di trovare nei rapporti con il loro popolo le ragioni per dare strumenti al paese affinché risorga. Poi a Tripoli, campo di concentramento, e infine sul Golfo Persico, lì ho finito 3 anni di prigionia. Sono tornato in Italia nel 1946.